meraviglioso libretto. Chi non ce l'ha, suggerisco di comprarselo, L'Uomo Zero di Pietro Cimatti, che è stato uno dei... Cos'è? Ah, eccolo qui. L'Uomo Zero di Pietro Cimatti, edito da Astrolabio. Questo meraviglioso libretto che lui, che l'ha composto nel pieno dell'innamoramento per gli insegnamenti dei maestri, lui parla proprio di questi aspetti a cui vi sto accennando io. C'è una cosa che vi volevo dire ora di questo libretto che mi è sfuggita, ma mi ritornerà, perché se ve la devo dire, vi deve ritornare questa cosa. Allora, siete in confusione? È tutto chiaro? Stiamo andando? È comprensibile? Allora, nella loro descrizione di come noi ci muoviamo dentro questo che noi crediamo essere la realtà e invece è un po' più articolata di come sembra, loro ci hanno spiegato alcuni aspetti. E noi quando ci troviamo cerchiamo di approfondire uno di questi aspetti, perché dovete pensare, sono stati 38 anni di insegnamenti, insomma in 38 anni ne hanno dette tante di cose. Sono state riunite in alcuni libri, però noi che facciamo un gruppo di lettura a Firenze, ci troviamo per approfondire un po' questi aspetti, ci rendiamo conto di volta in volta che su ogni lezione ci potremmo stare tantissimo, perché è la magia di questo lavoro è aprire continuamente delle porte interiori, per cui tu leggi una cosa e si spalanca, allora rileggi la stessa frase e se ne spalanca un'altra. Perché avviene questo? Non perché non ci arriviamo con la mente, ma è un processo di avvicinamento a quello che diceva Giulio prima, avvicinarsi fino a fondersi, no? Entrare nell'unità, a sentire che siamo uniti e non siamo separati. È perché ogni volta che tu acquisisci qualche cosa, non sei più lo stesso di prima, hai altre capacità, c'è un altro sentire che si presenta e quel sentire cosa fa? Non capisce meglio il libro che sta leggendo, ma propone a se stesso un altro libro dove ci sono scritte cose più profonde.